Io penso che è una serata molto bella che onora Bosco, onora l'intera San Giovanni a Piro ed è un momento nel quale io, nel riconfermare amicizia e vicinanza al sindaco, all'assessore, a tutta l'amministrazione, a tutta la comunità, voglio esprimere anche il mio impegno a continuare a starvi vicino per risolvere le tante questioni che abbiamo sul territorio e se possibile per darvi un contributo. Magari lancio anche un piccolo spiraglio di impegno, anche per coinvolgere il Ministero dei Beni Culturali su queste istituzioni. Il ministro Franceschini, il quale ho rapporti di profonda amicizia, ma che è un ministro profondamente sensibile, ha rinunciato Pessimo, ha rinunciato Caserta, ha rinunciato Pompei, perché non rinunciare e far decollare, dottore? Sempre con lei però, perché termina il suo impegno dal punto di vista più personale e privato, ma ne comincia uno ancora più grande, quella di stare vicino, di testimoniare, di essere, come poter dire, il consulente per eccellenza della civica amministrazione nel percorso di crescita di questa splendida istituzione del Museo Ortega per far crescere anche la comunità di San Giovanni a Piro. Grazie.